Allora, riprendiamo il nostro laboratorio autonomie e andiamo a fare una cosa che abbiamo già fatto insieme, abbiamo già visto. Andiamo a contare quanti soldi abbiamo oggi nel nostro portafoglio. Oggi io lo faccio insieme a voi, quindi adesso vi faccio vedere quanti soldi ho nel mio portafoglio. Andiamo a contarli. Allora, io qui ho il mio portafoglio, il mio portamonete. Allora vado a prendere le banconote. Vediamo. Allora ho una banconota da 10 euro, una banconota da 5 euro e un'altra banconota da 5 euro. Allora proviamo a contarle. Se ci serve un aiuto, possiamo usare la nostra mano, le nostre mani. Allora, 10 euro, 10 più 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 euro. Allora, 15, ecco qua, 15 più 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 euro. 20, quindi ho banconote per 20 euro. 10 più 5, 15, più 5, 20. 5 più 5 fa 10. 10 euro più 10 euro, 20 euro in banconote nel mio portafoglio. Bene, ora andiamo a vedere quanti soldi ci sono invece nel mio portamonete. Ecco qua. Allora, sì, non è molto ricco il mio portamonete, però andiamo a vedere un attimino. Allora, intanto metto subito da parte le monete grandi, quindi quelle da 1 euro o 2 euro. In questo caso qui ce n'è solo una da 1 euro. E poi torno a vedere i centesimi. Allora, qui ci sono una moneta, due monete da 20 centesimi. Spostiamo questo. Poi altre due monete da 10 centesimi. Una da 5 centesimi e una da 2 centesimi. Queste sono le monete piccole, i centesimi appunto. I centesimi, quindi quelli tutti di bronzo e quelli tutti d'oro. Cosa ci siamo detti di fare di questi centesimi? Li prendiamo tutti e li buttiamo nel nostro salvadanaio. Non li vogliamo proprio prendere in considerazione, eravamo rimasti d'accordo così. Quindi io guardo subito cosa mi è rimasto qui, le monete grandi, quella da 1 euro o da 2 euro, se avete anche quella, la moneta da 1 euro che serve anche come trucchetto. Ve lo ricordate il nostro trucchetto? Allora, ad esempio, se io oggi pomeriggio voglio andare a fare la spesa. Vado a fare la spesa perché mi voglio preparare una buona merenda. Voglio comprarmi del gelato, delle fragole, della panna. Vediamo nel mio portafoglio, in base ai soldi che ho, mi dicono queste cose al supermercato costano 20,33 centesimi. Benissimo, io ho appena contato, nel mio portafoglio ci sono 20 euro, però il prezzo dice 33. E quindi quando c'è un numero dopo la virgola, io non guardo che numero c'è, ma posso usare il mio trucchetto. Eccolo qua, aggiungo 1 euro. Quindi 20,33, 20, aggiungo 1 euro. 21. Io nel mio portafoglio oggi ho 21 euro.
e con questi 21 euro posso fare una buona spesa per comprarmi gli ingredienti per la merenda. Quindi abbiamo ripassato quello che è il trucchetto, il nostro euro che ci salva tutte le volte che abbiamo un numero dopo la virgola. Ok, e nel mio portafoglio oggi ci sono 21 euro. Ok, allora mandateci anche i vostri video con voi che contate i soldi nel portafoglio e ci vediamo presto, mi raccomando, buon lavoro! Ciao a tutti, sono Matteo, adesso spiego poi il primo. Le due banconotte, una da 20 e una da 10 che fanno 30. Sì. Tiro fuori i monetti e tutte le metto in parte. Le due banconote, una di 20 e una di 10, fanno 30 euro. Le 5 monete, 5 per 2 monete da 2 euro fanno 10 più 1, 11, totale 11 euro. Più 31, 41. Ciao a tutti.